Oh raga, com'è? Iscrivetevi al canale di Lolo oppure vi vengo a prendere. Ok? Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Oh, ve l'ha detto anche Ibra. Dovete iscrivervi al canale. Cioè, se lo dice il quasi Ibra, io fossi in voi mi iscriverei al canale Lollo Milanisti Official. Grandissimo il quasi Ibrahimovic. Allora raga, un bel po' di robe di cui parlare oggi. Parliamo di piccioli, poi parliamo domani, si riparte ragazzi, perché finalmente domani riparte l'avventura del nostro AC Milan. Vi devo raccontare un po' di cosine molto molto interessanti. Poi vi devo parlare di Bennacer, vi devo parlare di mio zio Matteo Hernandez, vi devo parlare di Rafa Leão e il Real. Adesso poi andiamo a affrontare anche questo discorso. E poi alla fine, immancabile, immancabile come un baselli in ogni sessione di mercato, parleremo di Ziyech. Ogni video dovrei chiamarlo Lollo e la possibilità di Ziyech Official. Questo canale poi non arriva mai, ragazzi. Non arriva mai. Si parla di Ziyech tutte le volte, ma poi alla fine non arriva mai. Iniziamo a parlare di piccioli. Allora, come riportato da bla 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 bla. Allora, perché vi sto leggendo questa cosa? Faccio un attimo un cappello a questa cosa. In tutto questo tempo, prima con Elliot, adesso con Redbird e tutto, no? Cioè, sapete che c'è sempre, no? C'è sempre qualcuno che dice: ma Lollo, ma Elliot non ha tirato fuori soldi, adesso Jerry Cardinale, non, il Redbird non vuole tirare fuori soldi. A parte che sono tutte cose che comunque lasciano un po' il tempo che trovano, perché ovviamente le sessioni di mercato con Jerry Cardinale non sono ancora arrivate, quindi vedremo poi a gennaio e la prossima a giugno che cosa succede. Quindi qualsiasi cosa si possa dire in questo momento non è priva, non ha delle fondamenta reali, perché in realtà la controprova sul mercato non l'abbiamo ancora avuta. Anche se io rimango sempre della mia idea che in questa sessione di mercato di adesso, di gennaio, o vai a prendere qualcuno di veramente mirato tipo Ziyech, oppure raga è anche inutile andare a comprare dei giocatori, visto che adesso, poi dopo come vi leggerò nelle prossime notizie, tanti giocatori tornano dagli infortuni, quindi siamo già in metà di 1000, quindi andare a prendere giocatori tanto per non lo trovo neanche tanto sensato. Se invece si va a scegliere un giocatore tipo Ziyech, lo vado a prendere perché lo voglio mettere largo in alto a destra, perché c'ho bisogno di un giocatore lì che mi sappia dribblare, mettere le palle in mezzo, magari fare qualche altro gol, allora quello è un altro discorso, ma quelli sono tutti poi discorsi che arriveremo a fare più avanti. Comunque, perché arrivo a leggervi questa notizia? Vi stavo dicendo, perché sono venute fuori praticamente quanto le squadre italiane sono indebitate con il fisco. Le società italiane devono complessivamente circa mezzo miliardo di euro al fisco per gli arretrati sulle tassazioni degli stipendi. Attenzione, tra tutte le squadre di Serie A, il Milan è la squadra meno indebitata. Il Milan deve al fisco solo 10 milioni di euro. L'Inter supera i 50, la Roma 40. La Roma 40, 38, Napoli 25, Fiorentina 15. Poi c'è la questione Juve, che dovrebbe darne tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma i bianconeri, come ampiamente riferito da tutti questi giorni, sono sotto indagine proprio per la questione, proprio per questa questione stipendi. Quindi raga, anche in questa notizia abbiamo la conferma che la direzione economica presa dal club è la direzione corretta. Il Milan in questi anni è diventato campione d'Italia, si è qualificato in Champions League, ha passato il turno di Champions League con i conti a posto. Lo so che tanti tifosi mi dicono sempre: Lollo, ma a me di alzare la coppa e la bandiera dei soldi dei piccioli, a me non me ne frega niente, io voglio vincere. Però è anche vero che viviamo nel 2022-2023 e oggi la questione economica è strettamente importante, se non una tra le più importanti, anche se ovviamente ritengo la questione sportiva sempre la più importante. Quindi anche con questa notizia abbiamo la conferma che il Milan si sta muovendo nel modo corretto. Sempre rimanendo in tema piccioli, ragazzi, vi volevo leggere questa cosa che mi fa abbastanza, tra virgolette, ridere. Cristiano Ronaldo, dopo il divorzio con il Manchester United, avrebbe detto sì all'Arabia Saudita. Al Nasr avrebbe messo sul piatto un contratto faraonico da, occhio, 200 milioni di euro all'anno per 2 stagioni e mezzo. Accetterà Cristiano Ronaldo? Io non lo so se accetterà. Non me ne frega neanche niente se Cristiano Ronaldo lascia,
Lascio l'United sicuramente perché è stato mandato via, tra virgolette. Non so se accetterà come destinazione l'Al-Snar da 200 milioni di euro. Fatto sta, ragazzi, che sono cifre completamente folli. Poi buon per lui che glieli danno e buon per lui che si metterà da parte 400 milioni di euro in due anni. Niente, vabbè, potremmo fare il solito discorso che c'è gente che va a lavorare per 1200 euro al mese a fare l'operaio, ma come sappiamo sempre, come abbiamo detto sempre tante volte, insomma, sono un po' discorsi un po' fine se stesso, visto che comunque i giocatori vengono pagati in base al volume economico che producono. Quindi il discorso che vi facevo, quello dei 1200 euro, fa anche quello è un po' fine a se stesso. Comunque chi se ne frega sostanzialmente. Ragazzi, allora, come vi ha detto il quasi Zlatan Ibrahimovic, pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché poi il quasi Zlatan vi viene a prendere, quindi state attenti. Andiamo in sigla perché dobbiamo parlare di tante cose, incluso il fatto che domani riparte la C Milan. 1, 2, 3, sigla. Domani si riparte, finalmente, raga, non vedevo l'ora di ripartire con il nostro AC Milan. La Gazzetta dello Sport conferma, da domani il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello. Tra l'altro, così, giusto per darvi una chicchettina, oggi a Milanello ci sono già Mike Maignan e Alexis Salamakers. Perché? Adesso vi spiego perché, sono già tornati e già si stanno preparando per domani. Pioli, che tra l'altro si è concesso una breve vacanza a Parigi, ha studiato con cura il lavoro per questa seconda parte di stagione. E dal 10 dicembre a Dubai ci saranno Ibra, Mike, Calabria e Florenzi. Saranno aggregati anche in prima squadra molti giocatori della primavera, ovviamente per una questione numerica, perché tanti giocatori sono ancora ai mondiali. Tra l'altro, raga, rimanete sintonizzati perché il Milan, come sapete, giocherà tante amichevoli. Rimanete sintonizzati per poter capire poi come vederle, dove vederle, eccetera, eccetera, eccetera. I giocatori del Milan hanno seguito un programma personalizzato durante le vacanze. A Milanello sono già presenti, come vi dicevo, Mike e Salihamidžić, e ci sarà anche Calabria. Ibra si vedrà da Dubai, quindi per vedere Ibra ancora allenarsi con i suoi compagni ci vorrà ancora qualche giorno. Allora, poi vi volevo leggere queste notiziette. Bennacer, fiducioso di poter rinnovare. Nell'immediato post mondiale il Milan proverà a accelerare il discorso sul fronte rinnovi, come vi dicevo ieri, per quanto riguarda Rafa Leao, ma anche per quanto riguarda Bennacer. Di Leao si è già detto oramai di tutto. Per Bennacer invece bisognerà ricalibrare qualcosa con l'algerino, perché, come ampiamente riferito, è passato ad Enzo Raiola. Ma anche il centrocampista del Milan, ma anche per il centrocampista del Milan, la squadra e la società è fiduciosa. Quindi pare da quello che si viene scritto questa mattina sui media, che anche con questo cambio, diciamo, di procura per il rinnovo non dovrebbero esserci particolari problemi. Ora vediamo alle cavolate di Fantamercato. La prima cavolata di Fantamercato riguarda Theo Hernandez, che secondo Tutto Sport piace al Barcellona. I catalani cercano un profilo esperto per la fascia sinistra e i catalani vorrebbero acquistare appunto Theo Hernandez. Ragazzi, io queste notizie ve le leggo perché è giusto, no? Ieri rispondevo a un ragazzo ieri che mi ha scritto nei commenti e mi ha detto: Lolo, però ci porti delle notizie che magari abbiamo già letto in mattinata. E io a lui ho risposto: grazie per la risposta, ma questi video che voi state guardando in questo momento vengono visti in tutto il mondo e vengono visti da tantissime persone tutti i giorni, non tutti sono aggiornati all'ultimo secondo, quindi è anche per quello che io vi riporto le notizie che magari escono in mattinata. Per ricollegarmi a questa cosa, io riporto anche la notizia dell'interessamento di Theo del Barcellona a Theo Hernandez. Poi, se mi chiedete un'opinione personale, il Barcellona ha dei gravi, gravissimi problemi economici, e che tiri fuori 70-80 milioni di euro per venire da noi a prendere Theo Hernandez lo trovo alquanto impossibile. Invece, altra notizia di Fantamercato riguarda Rafa Leao. Secondo El Nacional, ci sarebbero stati contatti tra Florentino Perez e Jorge Mendes per Rafa Leao. Il numero uno madrinista si sarebbe detto pronto ad acquistare il portoghese. Bla 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 bla, offrendo circa tra i 90 e i 100 milioni di euro al club orsonero. Ma si potrebbe anche andare oltre quella cifra. Una proposta che potrebbe far saltare il banco. Ragazzi,
Non è inutile che vi dica ancora la stessa cosa che vi ho detto ieri, ragazzi. Rafa va rinnovato e poi quando i suoi obiettivi non collimeranno più con quelli del Milan, è giusto anche che spicchi il volo e vada. Ma io mi auguro che il Milan nel giro di un paio d'anni alzi l'ottava e quindi Rafa rimane con noi ad alzare l'ottava. Alzala Davide, alzala The Champions. Da, 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 da. Ultima cosa che volevo leggere, perché se non finisco il video, se finisco un video senza parlarvi di Ziyech, arriva la polizia di Ziyech che viene da me e mi dice: ah Lollo, Lollo, non hai parlato di Ziyech. Quindi onde evitare che la polizia di Ziyech arrivi a dirmi qualcosa, la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sulla solita giornaliera riguardante Roma e notizia, Ziyech: il marocchino avrebbe aperto a trasferimento del Milan, ma guadagna cifre troppo alte, 6 milioni di euro. E qua mi viene da ridere. Perché mi viene da ridere? Perché quando hanno scritto questa notizia, si sono dimenticati un piccolo dettaglio: che Ziyech piglia sì 6 milioni di euro di stipendio, ma li piglia durante l'anno. Nel caso venisse al Milan per questi prossimi 6 mesi, non ne piglia 6, ma ne piglia 3, perché lo stipendio è diviso in due. Capita, si sono dimenticati un piccolo dettaglio che vale il 50% dello stipendio. In caso, la trattativa per il prestito con eventuale riscatto a giugno potrebbe andare in porto, ma accetterà di ridursi lo stipendio, si chiede la Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport, lo stipendio non lo accetta Ziyech, ma lo accetta direttamente il Milan, perché il Milan si trova con lo stipendio dei prossimi 6 mesi dimezzato a 3. Quindi se la matematica non è un'opinione, se la matematica non mi frega, 6 diviso 2 dovrebbe fare ancora 3 a casa mia, meno qua, a casa mia, in provincia di Milano, fa ancora così. Non lo so dove hanno scritto questa... Va bene raga, oh, vi saluto, vi do l'appuntamento oggi dalle ore 17 alle ore 18.30, sono in diretta con Luca Serafini, Mauro Suma, oggi anche Aldo Serena, ci sono un sacco di ospiti, vi aspettiamo dalle ore 17 alle ore 18.30, venite con noi perché come sempre ci divertiamo, parliamo di Milan, ovviamente in questo periodo diciamo anche tante altre cose, anche riferite ai mondiali, insomma dai, bello, 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 ci vediamo dopo, ciao Cacciavite, super abbraccio, forza Milan, ma come sempre, vada via il Clipper, ciao ragazzi, ciao!